video unboxing di una Hot Toys in scala 1 a 6 tratta dal mondo di Star Wars ed in particolare da episodio 2, l'attacco dei cloni. Sto parlando del grande Master Jedi, del grande membro del consiglio Jedi, ovvero Mace Windu. Una doll che sto aspettando da diverso tempo e che finalmente ho la possibilità di avere tra le mani grazie come sempre a ilcolossodeinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Spero ovviamente che non mi deluda, sono totalmente in blind, quindi l'andremo a scoprire insieme. Nel frattempo ragazzi, se vi va, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale perché così mi date una grandissima mano e adesso cominciamo. Partiamo come sempre dagli accessori e in particolar modo dalla basetta, classica forma rettangolare per le doll Star Wars e motivo nero satinato. Sulla parte frontale la targhetta espositiva con il logo di Star Wars e il nome Mace Windu, come vedete riflette molto la luce essendo cromata. Questa volta Hot Toys con Mace Windu decide di fare un passo in avanti per le basette regalandoci questo adesivo. Adesivo dalla colorazione molto viva che va a richiamare il pavimento del Consiglio Jedi con questa parte del logo della Repubblica. Superficie liscia, guardate quanto riflette la luce, come giusto che sia, e possiamo scegliere sia di incollarla permanentemente essendo un adesivo oppure semplicemente di appoggiarla e poi tramite questo supporto che servirà per sorreggere la figure possiamo bloccarla in posizione andando semplicemente ad ancorarlo alla basetta. Nulla di particolare, ma comunque mi piace molto questa trovata dell'adesivo. La lama laser e relativo effetto whoosh sono due pezzi che mi piacciono molto perché questa volta Hot Toys ha fatto un passo in avanti, soprattutto in termini di colorazione, perché di solito per le lame Jedi la colorazione è un po' più intensa sulla base per poi andare a sbiadire per tutta la lunghezza della lama. In questo caso invece è un viola molto forte, molto intenso, e quindi questa cosa mi piace molto. Così come per l'effetto whoosh, che però trovo un po' irrealistico, come ho detto anche in altre occasioni, ovvero colori più intenso giustamente su un lato che poi va a sbiadire lungo tutta la lunghezza dell'arco, ma dovrebbe esserci un po' una sorta di curvatura per andare a simulare appunto la traiettoria del whoosh, che in questo caso è come se la lama facesse solo questo movimento. Piccoli dettagli ragazzi, ma che in fase di posing fanno la differenza. Rimanendo in tema spade laser, Hot Toys ovviamente fornisce due tipologie di lightsaber per Windu. Questa senza nessuna connessione, a cui ovviamente è possibile applicare sia effetto whoosh che lama laser, scolpita come al solito nei minimi dettagli, mi piace molto anche un painting eccellente, rifiniture dorate che si alternano a quelle nere al pezzo, al corpo principale che invece è metallizzato, e poi c'è questa invece con il cavo, quindi c'è la possibilità di illuminare la spada laser tramite cavo. Cavo che può essere attaccato, come succede spesso, una cosa che a me non piace assolutamente, già lo sapete, succede spesso ultimamente che Hot Toys appunto fornisca questo HUB. È un HUB con il solito tastino on e off che può essere attaccato sia alla cintura di Mace Windu tramite questo supporto, quindi può essere intercambiato invece a questo, che permette di attaccarlo al supporto della basetta, quindi avremo per intenderci una cosa del genere: basetta, figure davanti e i cavi andranno a essere parzialmente nascosti dal supporto per essere attaccati poi sull'HUB. Quindi in teoria non si dovrebbe vedere nulla ragazzi, ma secondo me si vedrebbe lo stesso. Quindi tra poco andremo a vedere anche la lightsaber illuminata, ovviamente. Come al solito, difetto di Hot Toys, non fornisce alcun cavo USB-C, quindi cavo USB-C non incluso nella confezione, bisognerà procurarselo in modi differenti. Andiamo avanti con l'oloproiettore, un accessorio già visto decine di volte in altre doll di Jedi di Hot Toys, non sembra essere migliorato o cambiato in nessuna delle sue parti rispetto alle versioni precedenti. Come al solito ben fatto, nulla di particolare, e vi è la possibilità di applicarvi tramite questo foro centrale un ologramma. Quello fornito per Mace Windu è quello di Yoda.
Come al solito, realizzati molto bene, questi ologrammi, anche se molto piccoli, hanno un sacco di dettagli, realizzati in plastica traslucida di questo colore azzurro, e praticamente sta diventando una vera e propria collezione questa degli ologrammi. Ne ho già tantissimi e fanno sempre piacere, sinceramente. Poi abbiamo i due pezzi di armatura per gli avambracci di Windu, qualora volessimo dargli un aspetto simile a quello che ha in The Clone Wars. Sono realizzati in plastica abbastanza leggera, con una colorazione bianca perlacea, molto simile al grigio in realtà, con vari segni di usura e puntinatura. Su uno abbiamo la tastiera, mentre su un altro il logo del Concilio Jedi, dell'Ordine Jedi. Sono accompagnati da due pezzi in tessuto che serviranno poi, quando andremo a sostituire le maniche che sono di default sulla veste Jedi, serviranno per tenere le maniche al loro posto e poi quindi poter infilare tranquillamente i pezzi di armatura. E per finire ci sono le mani intercambiabili. Come vedete ci sono due tipologie di mani intercambiabili, quelle per andare a completare il look di Windu per The Clone Wars e invece delle mani classiche senza guanti. Purtroppo sono tutte spaiate, o quasi, tranne il paio di mani che è montato di default sulla doll, un paio di mani rilassate. Cominciamo da queste, che sono di ottima fattura, c'è soltanto una mano destra per l'impugnatura della spada laser e questa cosa non mi piace affatto, quindi vorrà dire che con le mani nude non potremo far impugnare a Windu la spada laser con entrambe le mani. Questa cosa per me non va. Mano aperta, questa sinistra, ricca di dettagli, le fattezze sono incredibili, sia per quanto riguarda l'interno che il palmo della mano. Guardate i dettagli delle vene, delle unghie, tutto scolpito alla massima perfezione. Ottimo, ottima anche la colorazione. Poi abbiamo un'altra mano sinistra, questa che va ad impugnare qualcosa, ma non sembra essere una spada laser, sembra essere più per l'oloproiettore. E poi abbiamo invece queste con i guanti con le dita scoperte. Guanti non troppo ricchi di dettagli, molto lisci, molto lineari. Per invece la parte di armatura va a seguire quella che è la colorazione degli avambracci, dell'armatura degli avambracci. Quindi tutto molto azzeccato da questo punto di vista. Anche qui abbiamo mani differenti. Questa sembra essere una mano sinistra per l'utilizzo della forza, questa una mano invece rilassata, e poi in questo caso, quindi per The Clone Wars, abbiamo la doppia impugnatura, sia destra che sinistra. Questa cosa purtroppo, ragazzi, a me non piace. Un'altra piccola critica, ragazzi, va fatta come al solito al sistema di illuminazione. Ho spento tutte le luci affinché voi possiate vedere meglio. Come vedete, ho applicato la spada laser all'HUB collegato a sua volta con un power bank, tutto molto bello, eh? Quando andremo a mettere la lama, come vedete, il difetto è sempre lo stesso. Quindi praticamente, ok, in questo caso è molto più acceso il colore della spada laser, ma come sempre l'illuminazione è soltanto qui all'altezza dell'elsa e guardate, un minimo sulla punta. Ho spento le luci proprio per farvi vedere ancora meglio questa cosa e anche qui, ragazzi, secondo me non ci siamo proprio. Veniamo ora al nostro tanto caro quanto calvo Mace Windu con le sembianze di Samuel L. Jackson, o almeno quelle che dovrebbero essere. Vi dico subito, spoiler, che non sono molto soddisfatto di questa doll a partire proprio dall'headsculpt. A livello di forma della testa e di dettagli, come ad esempio la vena, la forma stessa, la fattezza del cranio, il colore della pelle, eccetera, tutto azzeccato. Ma secondo me la somiglianza con Samuel L. Jackson qui non ha fatto breccia nel mio cuore. Perché secondo me delle doll con ormai qualche anno sulle spalle, ovvero quelle di Nick Fury, sono migliori in termini di head sculpt, in termini di scultura. Hot Toys si è comportata di certo meglio nella rappresentazione di Samuel L. Jackson in passato e qui non siamo, secondo me, ai livelli a cui ci ha abituato Hot Toys nell'ultimo periodo. L'espressione, secondo me, non è azzeccatissima, così come la somiglianza non è al 100% lui, però questo è un mio parere personale. Non c'è il purse, quindi gli occhi non possono essere ruotati, quindi questa espressione molto standard non può essere modificata.
in nessun modo. Spostiamoci invece sul resto della doll, dove troviamo, a parte le proporzioni che secondo me sono azzeccatissime, anche l'altezza mi sembra quella giusta, poi ovviamente lo confronteremo con altre doll, sempre di episodio 2. Le fattezze, i vestiti sono sempre gli stessi, la veste da Jedi è sempre di quel materiale, se avete già altre doll simili, quel materiale molto morbido e non è ovviamente cablata, perché Hot Toys non avrebbe mai potuto fare un qualcosa del genere per le sue doll. Il contrasto con il tessuto della sottoveste, non so se riuscite a cogliere, ma praticamente i due tessuti vanno quasi ad attaccarsi, che potrebbe essere utile in fase di posing ed aiutare proprio per il fatto che non c'è il fil di ferro. L'unica parte di fil di ferro che vedo è qui, sul cappuccio, ma alla base del cappuccio, quindi all'altezza del collo. Il cappuccio ovviamente non è cablato e quindi inutile, perché non può essere modificato in nessun modo. Se volessimo esporlo con il cappuccio su, come vedete, si toglierebbe anche tenendolo dritto. Essendo morbido, praticamente non ha senso di esistere. Non c'è cablaggio nemmeno nella parte bassa, nemmeno nelle maniche, e quindi praticamente vestiario, per quanto bello e molto rappresentativo, in mio parere abbastanza inutile. Proviamo infatti a toglierglielo, ragazzi, lo togliamo qui in diretta per andare a vedere quali sono le fattezze invece della sottoveste. Togliamolo, via. Ed ecco qua, qui secondo me la situazione un pochino va a migliorare. Il tessuto è molto ruvido, azzeccata anche la colorazione, e questo invece è cablato. C'è del fil di ferro qui, del fil di ferro anche all'interno, fil di ferro sulla base, quindi già questo tipo di vestito è più azzeccato per un posing un po' più dinamico. Non c'è però il fil di ferro all'altezza delle maniche, il che rende il tutto molto fastidioso, soprattutto per pose un pochino più dinamiche, perché c'è tanto tessuto in più che dà un po' di fastidio. Per il resto, ragazzi, io direi che mi posso ritenere soddisfatto per quanto riguarda questo tipo di vestiario. C'è del pleather in questa cintura, vediamo se è mobile, sì, è comunque mobile. E come vedremo ci sarà del pleather, anche molto pleather qui negli stivali, ma ci arriviamo fra pochissimo. Se andiamo ad alzare la sottotunica, troveremo, non ha cambiato colore della pelle, ma c'è soltanto, è una sorta di, è la plastica viva praticamente della doll. Non è colorata, ma non è stata pensata appunto per alzare il vestito in questo modo, ma c'è questa sorta di manica che è una sorta di calzetto che può essere applicato o meno per andare a nascondere anche il bag. Se volessimo andargli a dare il look di The Clone Wars, andrà tolta questa manica, infilata questa, quindi dovremo raccogliere un pochino il vestito più o meno in questo modo, la manica, andare a bloccare il tutto con quest'altro calzetto che ci fornisce Hot Toys, e poi andare ad applicare questo, quindi il pezzo di armatura dell'avambraccio. Per quanto mi riguarda, penso che lo lascerò così, perché mi andava di esporlo nella mia collezione di Attack of the Clones, quindi di episodio 2, però devo dire che insomma non sono propriamente soddisfatto. Nella parte inferiore della doll, soliti pantaloni che sembrano essere di lino, e poi una quantità spropositata di pleather negli stivali. Un pleather tra l'altro leggermente differente, con questa parte che vedete una sorta di tela, quindi avremo pleather qui, tela, e poi pleather anche per il resto degli stivali, per questa parte. Insomma, quale occasione mancata. In questo caso, proprio visto che c'è la fibbia, si sarebbe potuto adottare un altro metodo che ho visto in tante altre doll di Hot Toys, quindi di usare quella sorta di plastica molto simile alla pelle in termini estetici, ma fare un due pezzi, quindi questa parte qui e poi la parte del piede con l'articolazione nascosta proprio da questa cinghia. Ma evidentemente Hot Toys per il momento non ha intenzione di liberarsi di questo maledetto pleather. Quindi ragazzi, che dire, purtroppo non sono rimasto molto soddisfatto, per tante cose sì, proporzioni, vestiario eccetera, ma la cosa che mi ha disturbato di più è stato proprio l'head sculpt senza
gli occhi che possono essere girati, quindi l'espressione è questa, tale rimane, e soprattutto senza una somiglianza, secondo me, che secondo me nel prototipo era stata più azzeccata, forse erano le luci delle fotografie, non saprei. Ottima comunque la scelta poi del resto del vestiario, c'è abbastanza tessuto per adattarlo a varie pose, così come le articolazioni che vedremo fra un istante, e come al solito pleather che andrebbe eliminato. La cosa che mi sorprende un pochino, che mi preoccupa un pochino piuttosto, più che altro, è sempre il solito problema dell'HB, che potrà essere messo qui dietro oppure sullo stand, qualora utilizzaste stand e basetta, ma potrà essere messo qui dietro, e quindi nel caso in cui andremo ad usare una posa del genere ci sarà comunque il filo che andrà fatto passare all'interno del vestito? No, non si può, e quindi sarà comunque visibile in collezione. E questa cosa, ragazzi, io continuo sempre più ad odiarla. Andiamo adesso alle articolazioni, partendo proprio dalla testa, che è libera di ruotare a 360 gradi, andare in basso fin qui, in alto e anche lateralmente. Butterfly joint alla spalla, con anche il bicipite che può ruotare, il braccio può essere alzato, ecco, un po' limitato dal vestito, ma può essere alzato in alto fin qui e anche all'indietro, abbastanza agevolmente. Può essere alzata la spalla fino agli 180 gradi circa, doppia articolazione al gomito, e invece per quanto riguarda il dorso è possibile girarlo lateralmente, in avanti anche abbastanza, indietro invece un pochino più limitato. Scendiamo verso le gambe, che dovrebbero essere molto ok, quindi la gamba può andare in avanti fino ai 180 gradi circa, indietro invece è limitato sia dall'articolazione del bacino sia dal vestiario. Doppia articolazione invece classica per il ginocchio, quindi massima libertà da questo punto di vista, così come per la caviglia, cioè questa parte, diciamo, in tela che permette di muovere liberamente la caviglia. Eccolo qui, non ancora posato, ovviamente, nello scaffale dedicato ad episodio 2, accompagnato da Yoda, Conte Dooku, C-3PO e Jango Fett con i due droidi Sideshow. Come vedete l'altezza è abbastanza in linea, abbastanza in scala con gli altri, un po' più alto di Jango e di C-3PO, mentre leggermente più basso rispetto al Conte Dooku. Vedremo, fa la sua bella figura in collezione, ma perché comunque è un personaggio che manca all'appello in qualsiasi collezione di episodio 2 che si rispetti, ma vedremo poi una volta in posa quale sarà l'effetto. Eccoci di nuovo qui in compagnia di Mace Windu, incazzato come un diavolo, per tirare le somme su questa doll che purtroppo, avevo detto nell'introduzione, spero che non mi deluda, purtroppo l'ha fatto. Non sto dicendo che è una brutta doll, assolutamente ragazzi, poi è il primo e unico Mace Windu all'interno della mia collezione, quindi sono più che soddisfatto di averla recuperata, non fraintendetemi, però secondo me si poteva fare qualcosina di più. Mi aspettavo molto di più da quello che avevo visto nel prototipo, nelle varie anteprime. E purtroppo è una doll che sembra essere uscita adesso, ma essere datata. Quindi una delle produzioni, lo ripeto, di classe B, secondo me, per Hot Toys. Niente fil di ferro nel vestiario, almeno in parte di esso, nella parte probabilmente più importante. Niente, un'illuminazione che fa veramente sorridere, diciamo così. Un head sculpt secondo me migliorabile, niente pers, nulla di nulla, e il solito pleather onnipresente in punti in cui secondo me ormai non ci sarebbe più bisogno di averlo. Quindi raga, poi dal punto di vista estetico è un Jedi, è sempre figo, sempre bello all'interno di una collezione, l'espressione facciale è molto indiavolata e rimane quello che è, perdonatemi i dialetti ragazzi, il dialetto. E per il resto c'è una buona cura in diverse cose, per esempio la basetta con
quel ritorno di quell'adesivo che abbiamo visto anche in altre doll, che è sempre ben accetto, soprattutto in basette standard, così c'è un minimo di possibilità di personalizzazione. Poi questo vestiario, comunque i tessuti e tutto il resto che comunque la fanno da padrone, gli accessori per dargli un look un po' alla Clone Wars, quindi una versatilità del posing stesso e della doll, che può essere esposta quindi sia in una collezione di Episodio 2 sia in una di Clone Wars. Per il resto, ragazzi, non vi so dire, nel senso mi aspettavo qualcosina in più, mi ha un po' deluso Mace Windu, un personaggio molto importante, a cui secondo me bisognava dare una maggiore cura nella realizzazione di questa doll. Per il resto, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io vi dico come sempre che l'ho recuperata su ilcolossoined.com, punto di riferimento per questo e molte altre cose, come molti di voi già sapranno. E quindi passo la parola a voi qui sotto nei commenti. Spero che il video comunque vi sia piaciuto. Mettete mi piace se è così, iscrivetevi al canale e ci vediamo come sempre a un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, a presto!